Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati in inverno, proseguiamo le avventure di The Last of Us con questo 25esimo appuntamento che durerà un po' perché voglio finire la serie. Ciao ciao e buona visione. Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? Ma dov'eri? Eccolo lì. Sentito.
Piano, piano. Oh, cavolo. Come vai a essere ancora vivo? Che posto è questo? Oh, grandioso. Va tutto bene. Questo posto non è affatto inquietante. Là. Uscite! Ehi là! Vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini, tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Avevi un'altra pistola? Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica.
a ogni costo. Speriamo che non lo trovino. Copri le finestre. Ok. Così, ragazzi. Copri le finestre. Ok. Stavi scherzando? Spari meglio di me con quel coso. Aiutami con questo. Come stai? Non preoccuparti. Ehi, piccola, stai bene? Sto bene. Altri picker. Usciamo da qui!
te. Porta, porta di qua. Dobbiamo arrivare lassù. Dai, la scala fa il caso nostro. Aiutami a salire. Ok, pronta? Occhio. Ok, fai in fretta. Attenta a quei mostri. Lo so. Attenzione. Forza. Da questa parte. Forza, piccola. Va bene, vecchio. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, certo. Li stavo cercando, ragazzi. Non importa, tu prendigli l'equipaggiamento. Io cerco un'uscita. Occhi aperti, forse c'è qualcosa di utile. Niente!
cosa usare. Quindi che facciamo? Non mi prenderai! Thank you.
uccisi tutti. Non essere così delusa. Più che delusa, sorpresa. Ascolta. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, Davide. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Oh.
l'hanno seguita. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Ok, che bel casino. Bene ragazzi, questa puntata finisce qui. E alle prossime. Ciao ciao da Genetic DNA.